Ciao ragazzi, sono qui oggi perché vi voglio presentare il nuovo gruppo Overrange, composto da una nuova cinghia, un nuovo multivar e un gruppo posteriore nuovo in alluminio ricavato dal pieno. Chiaramente questi pezzi devono essere montati tutti insieme per farlo lavorare correttamente tutto l'Overrange. La cinghia è di nuova concezione, quindi ha mescole nuove, mescole diverse. Il multivar è stato riprogettato nelle piste dove scorre il rullo. Le pulegge presentano dei fori che servono per mantenere la cinghia pulita e per raffreddare. Ma soprattutto la cosa importante è il gruppo posteriore in alluminio ricavato dal pieno. Non ha trattamenti superficiali, per cui risulta molto più semplice anche per tutti i meccanici trovare la messa a punto ideale. Con questo gruppo nuovo, comprendente anche la cinghia e il multivar, siamo tutto l'insieme dell'Overrange, siamo riusciti ad ottenere più accelerazione e più velocità. La cinghia in questo modo ha più grip e si vedono i risultati in pista perché ha una resa nettamente migliore. L'obiettivo di questo nuovo Overrange era appunto di avere una costanza di rendimento per tutta la gara e l'abbiamo ottenuta perfettamente, direi, perché dal primo all'ultimo giro il motore rimane costante senza perdite di giri. Abbiamo provato tutta la trasmissione, abbiamo fatto delle prove comparative un po' con diciamo, il vecchio materiale e il nuovo. Diciamo che il miglioramento è netto. È molto performante in basso come tiro e secondo me è migliore rispetto all'altro per la coppia. Rispetto alle vecchie funzionano meglio, cioè c'è più progressione, più uscita e c'è una bella coppia sotto. Va molto bene a confronto di quella vecchia. Mantiene lo stesso regime di giri anche dopo che si scalda, dopo una decina di giri rimane sempre costante. Bisogna trovare solamente il giusto compromesso con i rulli, come velocità comunque ci siamo, mi sembra buona. Come range di utilizzo io penso che sicuramente è un'ottima base su cui lavorare e niente, adesso aspettiamo la prima gara di Modena e speriamo di averla prima possibile. Abbiamo più potenza su tutto l'arco di rotazione, già appena montata senza neanche diciamo, tararla con i rulli, già andava benissimo, già eravamo ai livelli, poi appena l'abbiamo messo un po' a punto il miglioramento si è visto subito, cioè un materiale innovativo e grazie alla Malossi che ce l'ha fatto provare oggi. Yeah.